arezzoweb.it, tutte le news in un minuto. Il 2 settembre, un altro importante appuntamento dedicato a Vasari in questo cinquecentenario. Questa volta entra in gioco anche il gusto. Siamo qui con la dottoressa Ambrosio, responsabile di Arezzo Città del Vasari, che ci illustrerà un pochino di che cosa si tratta. Avevate paura che vi riproponessimo per l'inaugurazione delle mostre altri concerti solo, altra roba culturale. Invece questa volta aggiungiamo il cibo straordinario realizzato da alcuni ristoratori del Convivio di Sansepolcro che hanno già grande esperienza in questo campo, coordinati dalla dottoressa Alessia Uccellini, che dopo vi spiegherà meglio in che cosa consiste il convito. Per noi, oltre al convito, reale e magnifico convito, è citazione vasariana a proposito del suo capolavoro, il convito per le nozze di Estere di Assuero. Proporremo uno spettacolo completo, avremo i musicisti in abito d'epoca che proporranno musiche d'epoca, avremo i danzatori che faranno danze, tre coppie di danzatori che faranno danze rinascimentali e tutta una serie di figuranti vestiti, tutti giovani e ragazze e ragazzi di Arezzo, vestiti con i meravigliosi costumi che sono nella disponibilità delle classi di moda e di costume dell'Istituto d'Arte del Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo. Un evento straordinario che vogliamo mettere a disposizione degli invitati e della bella gente che verrà ad Arezzo il 2 di settembre per l'inaugurazione delle due grandi mostre. Il nostro convito è in omaggio alla mostra Il Primato dei Toscani, la mostra del Vasari, la mostra voluta dalla sovrintendenza perché è frutto di una collaborazione che oramai va avanti da parecchio e che è nata proprio per il Vasari, si è sviluppata anche per altri eventi ma è forte per quanto riguarda le celebrazioni del Vasari, quindi questa piccola predilizione, cioè ma auguriamo grandi cose vasariane a tutta la città. E la sera ci sarà anche un ospite speciale, diciamo, a gustare il menù e la serata? Sì, ma non glielo confermo, tutti sanno che in città ci sarà il ministro, ci sarà bella gente, le ho detto, sono sicura che rivedremo parte di quelle persone qui, oltre agli aretini, noi lo facciamo per gli aretini soprattutto, ma se arrivano ospiti importanti saremo ben felici di fargli vedere le bellezze di Arezzo, la bellezza assoluta di questo chiostro disegnato da Giuliano da San Gallo, chiostro di fine 400, la calma meravigliosa che si respira in questo posto. Vi abbiamo convocati qui per la presentazione, ve lo volevamo far vedere prima vuoto e bello e poi ve lo faremo vedere addobbato grazie alle scene disegnate, agli allestimenti e alle scene disegnate da Alessia Uccellini. Rimanendo in tema, parliamo con Alessia Uccellini, appunto, che è un'architetta del gusto, così viene definita, e che si occuperà di allestire dal punto di vista culinario l'evento. Sia dal punto di vista scenografico che dal punto di vista culinario, mettiamo insieme le due arti. Con me collabora uno staff ormai collaudato da 16 anni al Convivio Rinascimentale di Sansepolcro che sarà la settimana, il venerdì successivo all'evento di Arezzo. La scenografia è curata insieme alla professoressa Nicoletta Cosmi e si ispira proprio al passo biblico dei vari banchetti della storia di Est e Assuero, quindi ci saranno queste cortine che calano dal sopra, vedrete come si trasformerà il chiostro venerdì sera. E il cibo è ripreso fedelmente da ricettari antichi, come dicevo prima non si può riproporre fedelmente la cucina del Rinascimento, soprattutto perché non abbiamo i prodotti, perché le ricette che abbiamo non danno le quantità a cui siamo abituati oggi nei ricettari moderni in grammi o in tazzine eccetera, quindi è una ricostruzione filologica ma soprattutto adeguandola al gusto contemporaneo. La cosa che mi preme sottolineare è che strettamente ripreso
dal dipinto in cui viene rappresentato l'agnello, il simbolo di unione fra le tre grandi civiltà, non civiltà, le tre grandi religioni monoteiste, l'agnello viene riproposto nell'erbatella, che è una ricetta di erbe aromatiche mischiate a uova e formaggio. Al posto del lardo mettiamo l'agnello e poi utilizziamo sempre come ispirazione al quadro una cosa mutuata dalla cucina ebraica, che sono le orecchie di Amman, che proprio si rifanno a questo momento biblico e sono una specie dei nostri cenci insaporiti con il miele. La redazione vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione del nostro TG Web.